ci sfruttano. Ecco, il termine ci sfruttano solo per accaparrarsi i voti e non quant'altro dalla popolazione, che la stessa popolazione in noi riconosce il corpo più efficiente. Partita da piazza Montecitorio a Roma, la manifestazione nazionale di sciopero indetta dai sindacati confederali dei Vigili del Fuoco è arrivata anche in piazza del Popolo a Pesaro, dove un corteo ha protestato davanti alla prefettura per garantire una maggiore sicurezza del personale, oltre a sostenere il servizio da assicurare alla cittadinanza. Il sit-in di protesta avverte su diversi punti che il corpo rivendica nei confronti del governo, tra cui la valorizzazione effettiva del punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, maggiore garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche e riconoscimento reale della specificità dell'alta professionalità dei Vigili del Fuoco ed infine risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro. A livello locale è emersa la questione della carenza dell'organico. Siamo sotto organico ormai da tempo e soprattutto Pesaro ci sono delle problematiche ancora superiori rispetto a quello che è il trend negativo già nazionale, per non avere ripercussioni poi su quello che è il nostro, che è il servizio tecnico urgente, che è l'anello principale in emergenze ma anche nell'ordinario. Il servizio tecnico urgente va valorizzato e in qualche modo va potenziato, e quindi noi chiediamo questo. Il prefetto ci ha rassicurato, in molte problematiche le conosceva molto e porterà la nostra voce ovviamente agli organi competenti. Altro motivo di sciopero che rivendicano i Vigili del Fuoco è l'utilizzo quotidiano di attrezzature inattuali. Abbiamo dei mezzi e delle attrezzature ormai obsolete, cioè noi purtroppo utilizziamo mezzi e appunto attrezzature che non sono più in grado di darci una risposta immediata nell'intervenire e dare praticamente soccorso alle persone. Quando un'attrezzatura o un mezzo non è più efficiente, non solo non ci permette di essere veloci, ma rischiamo anche noi stessi di farci il male, e per questo insomma la sicurezza dovrebbe essere una cosa fondamentale, non solo per noi, anzi non solo per la popolazione, ma anche per noi. La protesta prevede anche la proclamazione di 4 giorni di sciopero generale del personale.